farvi vedere in sostanza quando se guardate un attimino adesso qui dove c'è l'HGC, quando il sensore è impostato in modo che riconosca un biglietto da visita, quindi quando c'è un biglietto da visita lui va a abilitare la funzione e andare a inserire il record nel database. Adesso io andrò a spostare il biglietto da visita, inserirlo qui sotto e vedrete che sulla function block qui sulla sinistra vedete che adesso ha individuato, va a inserire una query, vedete che l'ha fatta, e adesso mi è arrivato un messaggio di dato innanzitutto bidano la connessione, quindi vedete anche piuttosto veloce, e mi dice ho avuto anche una risposta dal database. Tornando al database, se io vado ad aggiornare i dati che vedo all'interno, vedete che ho inserito il record 6 con il timestamp dell'ora di oggi e la relativa misura, quindi ho inserito un dato fondamentalmente.